Ciao a tutti ragazzi, sono Luca Nerazzurro, oltre di nuovo a rinnovare il benvenuto a voi in questo canale di mercoledì, ai complimenti al Pordenone per essere stato lo stesso eliminato con l'Inter, ma dopo aver retto un ottimo pareggio. L'Inter comunque arriva con delle statistiche devastanti, oltre 40 occasioni da gol, neanche un gol, quindi questo deve un attimo preoccupare. Livello difensivo caratto benissimo, passiamo subito con i voti, nulla di così eclatante però. Voglio dargli, a Padelli ho dato un 7,5 perché per i rigori, per la parata sul palo, un altro intervento mega che ha fatto, tanta roba, il nostro Padellone che come riserva di Handanovic è veramente tanto forte. Poi passiamo subito, Iuto, gli ho dato la sufficienza circa la difesa, proprio perché comunque più di tanto non è che è stata colpa loro il tiro del palo o il resto. È stato più che altro una distrazione generale della squadra. La sufficienza c'è perché comunque hanno fatto il compitino senza sbavature. Aiuto gli ho dato 6,5 giusto per la freddezza del rigore decisivo. 6,5 a Skriniar, 6 a Cancelo che si è ripreso nella ripresa in alcuni tratti spingendo e tutto il resto, perché sennò veramente una cosa oscena. 5,5 ad Albert, che vabbè non lo so, prima o poi si dimostrerà quello che realmente è, e 6 a Ranocchia che partita senza sbavature. A centrocampo Brozovic è entrato dopo nella ripresa e Vecino, gli ho dati entrambi il 6, anche se Brozovic è un 6 meno per quell'occasione sprecata. A Gagliardini, cioè non puoi sbagliare quel gol Brozovic. Gagliardini gli ho dato un 5, prova inesistente, veramente una roba oscena. A lui come le ho dato il 5 anche a Deder. A Pinamonti ho dato direttamente senza voto, proprio perché non si è visto durante tutta la partita. Mi spiace per Pina, io speravo tanto di poterlo vedere in una maniera diversa. Mentre al fenomeno di Caramoglio ho dato un 4, ma non per scoraggiarlo, meno tanto non leggerà mai le mie pagelle, ma proprio perché non si è dimostrato all'altezza di arrivare 3 volte davanti a Perilli, mi sembri che si chiami, e non riuscire a metterla dentro. Caro mio, non sei più in Ligue 1, stai giocando nell'Inter, non è più il campionato, come ho già detto, della Ligue 1, dove puoi metterti a fare il pirla, i giochetti, i giochettini. Qui ti entrano sulle caviglie e te la tolgono la palla, senza se, senza ma. E infatti ieri si è visto tantissime volte che comunque ha perso la palla. Ai tifosi dell'Inter, comunque essere giunti in oltre 20.000 di martedì sera alle 9, col freddo e tutto il resto, ho dato un buon 7. Per le 9, ho dato un 9/10 ai tifosi del Pordenone che sono arrivati in 4.000, calcolando che l'ampiezza del loro stadio ne può contenere al massimo 2.500, vuol dire quasi il doppio di quello che può contenere il loro stadio. Certo, è Milano, è l'Inter, è una partita contro una squadra di Serie A, però meritano tantissimo. A Spalletti ho dato un 5 per la gestione sbagliata del turnover e tutto il resto. Icardi, Perisic, 6. Sufficiente, nulla di più, nulla di meno. Pollicione in su, fatemi sapere voi qua sotto i vostri voti. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, il secondo canale che trovate qui sotto nella descrizione. E ricordatevi, l'importante era passare e l'abbiamo fatto. Nella gioia e nel dolore, all'Inter ho giurato amore. Amala!